Un rapporto, un gemellaggio dunque che prosegue. Sì, certo, dopo l'incontro che c'è stato a Fano in novembre con il coro della cattedrale di Sant'Alessandro di Rastatt, abbiamo proseguito questo scambio, soprattutto questa amicizia, rinnovando la visita pochi giorni fa, tra fine aprile e inizio maggio, appunto nella città di Rastatt, con una serie di concerti e soprattutto un momento di incontro e scambio e di fraternità. Dove si sono tenuti questi concerti? Allora, sono stati due concerti, uno si è tenuto nella città di Rastatt, nonché anche una celebrazione di una liturgia nella loro cattedrale. L'altro concerto invece si è tenuto nella città di Baden-Baden, che è la capitale del Land tedesco dove si trova Rastatt. E avete partecipato anche a una Santa Messa? Sì, nella cattedrale di Rastatt appunto la liturgia è stata animata da entrambi i cori riuniti e quello che è interessante è che sono stati eseguiti delle musiche di Lodovico da Viadana che il coro di Rastatt ha in repertorio come il coro di Fano. Lodovico da Viadana è stato un compositore che ha lavorato a Fano tra il 1610 e il 1612. Non sono mancati anche dei momenti formali e uno scambio di doni? Certo, c'è stato un incontro con il sindaco della loro città in una occasione conviviale a seguire del concerto a Rastatt dove sono stati portati i saluti del nostro sindaco Massimo Seri e della nostra amministrazione e il loro sindaco appunto ci ha ricevuto e salutato. Abbiamo consegnato dei doni da parte del coro, da parte della città a, appunto a questi nostri amici di Rastatt. I progetti del coro? Dunque, nell'immediato il coro quest'anno celebra 10 anni della sua attività e quindi stiamo allestendo il Gloria Re Maggiore di Antonio Vivaldi che eseguiremo a Pesaro il 28 di maggio ma a Fano il 19 di giugno nella chiesa di San Domenico.